Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi live reaction Napoli-Udinese è l'ultima prima della pausa mondiale. Ci siamo, sempre presenti con le live reaction e oggi è l'ultima partita perché poi saranno 2 mesi e mezzo fino a gennaio senza vedere il nostro Napoli, per cui speriamo assolutamente di chiudere in bellezza. Prima di dirci le formazioni, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare like al video. Non dimenticatevi di seguirmi su Instagram per trovare tutti i contenuti sportivi e dalla settimana prossima inizieranno anche le live sul mio canale YouTube con tanti, tanti ospiti. Io vi saluto e ci vediamo dopo con le formazioni. I ragazzi sono scesi in campo, oggi ci schieriamo con il solito 4-3 di Luciano Spalletti e andiamo con Meret, Di Lorenzo, Olivera, Juan Jesus, Kim. A centrocampo Lobotka a guidare il nostro centrocampo accompagnato dalle due mezzali Anguissa e Zielinski e lì davanti il tridente oggi è formato da Elmas, Lozano e la punta Victor Osimhen. Partita che rispetto alla scorsa che abbiamo fatto con l'Empoli, vedo giocare Matias Olivera, vedo giocare Juan Jesus, vedo giocare Zielinski, vedo giocare Lozano, vedo giocare Elmas. Per cui ripetiamo come ogni partita 5 cambi rispetto alla scorsa. Ci vediamo dopo con l'inizio della partita, l'ingresso per cui in campo dei ragazzi e speriamo di entrare bene. Forza Napoli sempre, a dopo ragazzi. Inizia la partita, possesso palla del Napoli. Forza, vi voglio vedere grintosi fin da subito. Andiamoci a prendere questi 3 punti in modo da non avere l'amaro in bocca quando comunque finirà tutto. Questa è l'ultima partita ufficiale del Napoli nel 2022 e poi ci si rivedrà con le live reaction direttamente a gennaio. Vediamo se ci sarà qualche amichevole in corso, vedremo tutto. Ma adesso è tempo di pensare a Napoli-Udinese. Forza ragazzi. Beto, 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 Beto. Parata di Meret. Prima azione importante dell'Udinese su un contropiede di Beto. Calcio di punizione per il Napoli. Questa è interessante perché Zielinski può crossarla in mezzo. Abbiamo diversi saltatori nell'aria. Va Zielinski, la mette in mezzo. È bella! Invece no. Attenzione perché attacca l'Udinese. La mette in mezzo. Deulofeu! Gran parata di Meret. Abbiamo rischiato tantissimo. Deulofeu con il tacco e grande parata di Meret. Di Lorenzo la mette in mezzo. La palla viene rimpallata, ma Lozano crossa lo stesso. Osimhen! Ci prova, Victor. La mette in mezzo, Osimhen! È sempre lui! Sempre lui! Non manca mai! Victor Osimhen! Minuto 15! Siamo avanti noi! Siamo avanti noi! Daje! Attenzione, Deulofeu, Deulofeu ancora chiude Di Lorenzo. Zielinski a Ciro! Che gol ha fatto Zielinski, ragazzi! Zielinski a Ciro! L'ho preso in tempo il gol! Zielinski a Ciro! Che golletto! Che golletto, ragazzi! 2-0! 2-0! Dai! Zielinski a Ciro! Che gol ha fatto Zielinski, ragazzi! Zielinski a Ciro! L'ho preso in tempo il gol! Zielinski a Ciro! Che golletto! Che golletto, ragazzi! 2-0! 2-0! Dai! Finito il primo tempo 2-0, firmano le reti Osimhen e Zielinski e diciamo che c'è da essere molto contenti di questo primo tempo. Sono molto soddisfatto, specialmente per come i ragazzi hanno gestito il vantaggio, per come hanno gestito il possesso del pallone, per come hanno gestito la partita. Devo dire che non si può chiedere di più a questo Napoli finora. Un Udinese che era partito molto molto forte, sprint da subito. E dopo però il Napoli che rimette subito le cose in chiaro e fa capire chi è la squadra che comanda in campo. Comunque ottimo primo tempo, ottima squadra. Ci rivediamo nel secondo tempo più carichi di prima. Forza ragazzi, c'è un tempo da giocare, non molliamo assolutamente niente. Forza Napoli. Inizia il secondo tempo, Udinese in possesso di palla, assolutamente importante ora far valere comunque quello che abbiamo fatto nel primo tempo. È entrato Mario Rui, è uscito Matias Olivera. Oggi forse prestazione un pochino sottotono, non sempre con i suoi soliti sprint, ma comunque ha fatto una buona partita. Entra Mario Rui, reduce da una delusione perché non è stato convocato con la nazionale portoghese e per vedesse di fare questo gol con il Napoli che lo aspettiamo, perché Mario, noi aspettiamo il gol di Mario Rui. Forza ragazzi! Attenzione, attacca l'Udinese, success, Di Lorenzo fa una chiusura clamorosa. Calcio d'angolo Napoli, Mario Rui va in mezzo, bella per Osimhen. Attenzione
Attenzione, attacco l'Udinese. Chiude Di Lorenzo, la palla ancora lì. Bravo Di Lorenzo. Bella palla di Anguissa per Elmas. Elmas, Elmas, Elmas lo punta. Elmas! Che gol ha fatto Elmas! Li punta tutti e segna. E sono tre! Tris del Napoli! Egli Elmas! Giocatore finora sontuoso. Quando l'occasione segna, Elmas, grande Napoli. Politano, Politano, la mette in mezzo, a cercare Osimhen, la palla rimane lì. Elmas, miracolo di Silvestri. Vicinissimo al 4-0 il Napoli. Osimhen, Osimhen ha cercato la rovesciata. Schema per Politano. Palla di poco fuori, schema del Napoli. Anguissa, Anguissa, trova Osimhen, Osimhen. Osimhen col destro, l'abbiamo sprecata qua. Di Lorenzo, Di Lorenzo, cerca Osimhen, Osimhen, gran parata di Silvestri su un'azione di Di Lorenzo strepitosa. Calcio angolo per il Napoli, Elmas, Di Lorenzo, di spizzata. Attenzione, attacca l'Udinese con una punizione e Østergaard spazza via. Attenzione, un grandissimo gol dell'Udinese su un'azione spettacolare. Gran gol dell'Udinese e 3-1. Anguissa apre per Politano. Politano, Politano ne salta uno. Politano, Politano dietro Anguissa. Anguissa spara in cielo. Attenzione, super gol dell'Udinese. Non ci si crede. 3-2, gol dell'Udinese. Pallaccia per Sagui, ma hanno riaperto la partita in 2 minuti. Che vergogna, guarda. Come cacchio si fa? Io devo capire come si fa a far riaprire una partita del genere. Da 3-0 a 3-2. Io devo capirlo. Palla in mezzo, libera Kim, attacca l'Udinese. Ma sveglia. Rinvio di Meret, mamma, non ce la faccio più. Ti prego, fischia. Fischia. Fischia perché... Fischia, per favore. Fischia. Fischia, devi fischiare. È finita! Mamma mia! Mamma mia, io penso che se pareggiavate sta partita, io penso che venivo a Napoli, non lo so che facevo, penso che stasera mi prendeva l'istinto omicida. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Vi saluto, andatevi a vedere anche il post partita che è uscito. Mamma mia.